Eravamo convinti che i CD avessero soppiantato i dischi in vinile, invece paradossalmente l'era digitale ha segnato il rilancio dei cari vecchi LP. Mi piace molto, che so, pulire un vinile, metterlo su un piatto, come prepararsi un caffè, capito? In quel momento uno si rilassa, mi dà quest'idea. Il disco ha un fascino quando lo ascolti su un buon impianto, cioè le sue dinamiche, è tutta un'altra cosa. E i giovani se ne stanno accorgendo e questo mi fa piacere. Il vinile non è soltanto un disco, è arte, collezionismo e la testimonianza dell'immortalità della musica. Una manciata di anni fa sembrava destinato a scomparire per sempre, invece adesso torna all'apice nel mercato. Basti guardare cosa succede in giornate come questa, il Music Day a Roma, preso d'assalto da oltre 2000 visitatori, con 50 rivenditori di dischi a 33 giri e non solo, provenienti da tutta Italia, si ritrovano per mostrare le rarità collezionate, i dischi che hanno fatto la storia della musica, di ogni genere. Questo è un disco di hard rock del Sudafrica, degli anni 70, insomma è una copia anche abbastanza costosa, però sono dischi difficili da trovare, questa è una testimonianza di una bella rarità. Ogni bancone ha la sua specialità e in ogni scatola tra un vinile sfogliato e l'altro si possono trovare perle straordinarie, dal rock al metal, dall'elettronica al funky e poi tutto l'universo del progressive. Centinaia di migliaia di dischi, eventi come questo sono l'occasione perfetta anche per le etichette musicali per presentare vinili originali e rari come questo, Nuda, che raccoglie i più bei temi musicali della commedia sexy all'italiana, oppure la colonna sonora della pellicola Il Medico, la studentessa, emblema del genere. Questa è musica fatta da musicisti che hanno un background, diciamo, artistico molto 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 ampio.